Presidente Taratufolo, al via oggi ufficialmente la stagione del Matera. Con quali prospettive partono quest'anno i suoi ragazzi? Non mi dica come l'anno scorso. No, non come l'anno scorso. Abbiamo cercato di fare una squadra, è un gruppo affiatato, anche prendendo un allenatore importante, comunque un allenatore che ha fatto tanti anni di A1, e quindi questo già dimostra che vogliamo fare meglio dell'anno scorso. Quindi certamente cercare di fare meglio dell'anno scorso, così come anche in Coppa Italia, non solo in campionato, cercando di agguantare questa Coppa Italia che l'anno scorso ci è sfuggita per poco, e quindi cercare di fare meglio anche in campionato per poter acciuffare e cercare di agguantare anche i playoff. Sul mercato molto attiva il Real Team quest'anno, oltre al mister Leopoldo Capurso che ha un nome e una garanzia, si è mosso anche attivamente sia sul fronte del pivot che sul coprire dietro. Sì, abbiamo aggiunto ai nostri ragazzi che avevamo già l'anno scorso un bel po' di ragazzi, sia esperti che giovani, per poter far sì di arrivare, come ho detto prima, a obiettivi più importanti di quelli che abbiamo fatto l'anno scorso. Quindi lo stesso Zanganaro, lo stesso Silon, sono giocatori d'esperienza che insieme ai ragazzi potranno dare a questa squadra il là giusto per poter raggiungere obiettivi più importanti. Il girone del Matera in Serie A2 è un girone abbastanza ostico, perché oltre a voi anche altre formazioni si sono notevolmente rinforzate. Come vede queste rivali? Noi sappiamo che altre formazioni si sono rinforzate, come il Real Dem, lo stesso nostro cugino Policoro, e quindi il derby sarà una bella partita, così come è stato l'anno scorso, e cercheremo chiaramente di quest'anno di superare questo derby, ma ci sono anche altre formazioni tipo l'Augusta, che è una formazione storica. Comunque il campionato non è facile, è da affrontare con la giusta determinazione, col giusto equilibrio, e cercare di affrontare tutte le partite in maniera tale da poter portare a casa i più punti possibili.